A meno di un anno dalle elezioni politiche ed amministrative si respira già un'aria pesante. Si susseguono attacchi personali e denigratori. È pur vero che siamo in una società ormai multimediale dove l'informazione, la comunicazione, i sistemi informatici la fanno da padrona, però spesso questi sistemi vengono usati male. Perché vengono sfruttati soprattutto per produrre disinformazione, notizie strumentali, attacchi ad persona. Tanto per fare un esempio, questi ormai famosi social network come Facebook ed altri sono diventati il regno del populismo, dei luoghi comuni, del distrattismo, e dove è facile parlare male di tutto e di tutti. Ed invece è più raro trovare proposte serie, concrete e fattibili. Questo ovviamente non è un bene per la società, perché parlare male di tutto e di tutti è facile, ma non produce alcun effetto positivo, ma soltanto odio e rancore. Purtroppo però mi tocca constatare che anche gli addetti ai lavori molto spesso non si sottraggono a questo gioco. Noi che dovremmo essere di esempio, spesso magari ci si lascia prendere la mano e si dà luogo ad attacchi indiscriminati verso le opposte fazioni politiche. Io non credo che sia questo il modo di fare politica. Non è un passatempo per dei ragazzotti che magari sperano, lasciando qualche frase su Facebook o Twitter o parlando male degli altri in una intervista su qualche TV locale, possano raccattare voti o consensi. Io credo che la politica nasca da un confronto serio, corretto e ponderato, dove si cerca di far prevalere in maniera pacata e seria la bontà della propria proposta, così da convincere, da trovare la più ampia convergenza possibile anche nelle fila degli avversari. La gente ormai è stanca di tutto questo ed è stanca dei tanti tagli e delle tante tasse che ormai quotidianamente le stanno colpendo. Occorre iniziare a pensare alla ripresa, che non si ottiene certamente con la compressione, ma si ottiene adottando e progettando misure serie e concrete per lo sviluppo, per la rinascita. E non si ottiene certamente correndo dietro alle imprese di rating, che non sono certamente la bocca della verità, ma solo delle società private che come tali perseguono un lucro, un guadagno personale, e quindi chiaramente non possono, a mio modesto avviso, consentirsi di declassare o giudicare questo o quello stato sovrano. Altra nota dolente è la spending review. È una manovra ormai insostenibile, soprattutto per le regioni del sud. E io credo che le autonomie locali campane, al di là dei colori politici, farebbero bene a seguire e a sostenere con maggiore incisività la battaglia che ormai da mesi sta portando avanti il governatore Caldoro. Questo per un interesse proprio dei propri concittadini. Questa battaglia contro i tagli e le vessazioni che colpiscono soprattutto le regioni del sud e quindi la Campania ha già prodotto alcuni risultati, come ad esempio far modificare la legge per la compensazione dei crediti, che in un primo momento avvantaggiava solo alcune regioni per lo più del nord. Oggi, dopo la grande abnegazione messa da Caldoro, la legge è stata modificata e quindi anche le restanti regioni, compresa la Campania, potranno beneficiare di queste compensazioni. Quindi da oggi in poi le imprese locali potranno pareggiare i crediti che vantano nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti che hanno nei confronti della stessa. La regione Campania in questi due anni ha dato tanto, è una regione che potremmo definire virtuosa ed addurre sicuramente ad esempio per tutta la nazione, senza contare dell'eredità precedentemente lasciataci da Bassolino. Tra il rientro nei limiti del patto di stabilità sforato dal governo Bassolino, il recupero del debito sanitario lasciatoci per oltre 1 miliardo di euro e i mancati trasferimenti statali che ogni anno diminuiscono sempre, sono state adottate una serie di misure dolorose che però stanno dando i risultati sperati e che lasciano sperare per un futuro prossimo, già dal 2013, in una riduzione delle addizionali. Queste manovre hanno fatto sì che l'Europa acquistasse fiducia nei confronti della Regione Campania e che quindi sbloccasse anche 500 milioni di euro, sono notizie proprio di pochi giorni fa, che erano stati bloccati con la precedente amministrazione, con il governo Bassolino, perché non era stato messo in campo una credibile
macchina per la certificazione della spesa, cosa che è stata fatta col governo Cantone. Quindi questi fondi sono stati sbloccati da poco e le imprese campane che negli anni precedenti hanno già lavorato realizzando opere pubbliche finalmente potranno essere pagate. Anche la provincia, con un taglio ai trasferimenti statali di 50 milioni di euro, riduzioni di auto blu, ottimizzazione del personale tramite la rivisitazione della pianta organica, consulenze ed incarichi ormai quasi eliminati, l'accorpamento e diminuzione delle società partecipate e i comuni, ormai con tagli su tutti i fronti, stanno facendo la loro parte. Ovviamente questa pressione così forte si tradurrà in una riduzione qualitativamente e quantitativamente dei servizi al cittadino, come nei trasporti, welfare, sanità, pubblica istruzione, tanto per citare quelli lì più immediati. Questo ovviamente penalizza ed indispone i cittadini che stanno sempre più perdendo fiducia nei confronti delle istituzioni, della politica e della pubblica amministrazione. Spesso la politica ha le sue colpe, ma altrettanto spesso deve soggiacere alle regole che l'economia internazionale e l'Europa impongono. Un ultimo appunto vorrei farlo sulla legge elettorale. Io credo che quanto prima vada modificata con la reintroduzione della preferenza, restituendo così sovranità al popolo e rinsaldando quel legame che c'era negli anni scorsi tra il territorio ed i propri candidati e successivamente eletti, in modo che ogni cittadino potrà ritornare a pensare che il proprio voto servirà a dare maggiore rappresentanza al proprio territorio. Ovviamente, in attesa che tutto questo accada nei prossimi mesi, io mi permetto di suggerire che è opportuno abbassare i toni ed eliminare le inutili e sterili polemiche.